Riccardo, devi costruirti il tuo successo e non puoi avere tanti scrupoli. Cioè, vorresti veramente difendere un mostro del genere? Stai tranquillo, Paolo. Capisco i tuoi timori. Ma ricordati di pensare ai tuoi interessi. Da quando è morta mia madre, beh, lei era diversa. Poi sei arrivato tu. E mi sembra di essere tornato fragile. Noi abbiamo scelto lei, Riccardo, perché sembra che vinca ogni causa in cui sceglie di cimentarsi. Cosa voleva mia madre da lei? Pensavo tu fossi una persona arrogante, ossessionata dal successo. Stai mandando all'aria il tuo lavoro, la tua carriera, ma forse questo non ti è chiaro. Mi ripromisi di crescere te e tuo fratello diversamente. Dimostrami che tutto ciò non è stato inutile. Mamma. Ti ricorda come ha trascorso il 5 ottobre del 2014? Sei un debole, io l'ho sempre saputo. E tu sei solo una carogna senza scrupoli.